Buonasera a tutti, amici, appassionati di sport, ben ritrovati su Mollerino Sport Channel. Io sono Alessandro, vi do il benvenuto in questo video speciale di fine anno e speciale per il raggiungimento dei 1500 iscritti. Vi ringraziamo veramente tanto per il supporto che ci state dando. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e unitevi anche al nostro gruppo Telegram, gruppo Telegram che è stato fondamentale per la realizzazione di questo video. Questo infatti è stato un video interattivo in cui abbiamo deciso di coinvolgervi in un torneo fatto appunto di sondaggi per premiare lo sportivo italiano dell'anno. Questo sarà dunque anche un video di recap di quella che è stata la stagione sportiva italiana, un 2021 da sogno per l'Italia, in particolare in ambito sportivo, con gli atleti che ci hanno regalato veramente grandissime gioie e grandissime emozioni. Come è stato strutturato questo torneo? È stato strutturato brevemente con 64 candidati divisi in 16 gironi da 4 partecipanti l'uno. I primi due di ogni girone passavano alla fase successiva, dove il primo di un girone sfidava il secondo di un altro estratti a sorte. Veniva poi fatto un secondo turno ad eliminazione diretta, anche questo sorteggiato, quindi una sorta di ottavi di finale. Rimanevano poi in 8 che venivano votati, 8 finalisti che venivano votati sullo stile pallone d'oro, per cui ciascuno diceva i suoi 5 favoriti. Il primo prendeva 5 punti, il secondo 4, il terzo 3 e via via. E questa classifica, appunto, la somma dei punti dava la classifica finale. Per quanto riguarda la nona e decima posizione sono stati invece fatti dei turni, diciamo, di ripescaggio. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a vedere la top 10 degli sportivi italiani del 2021. Decima posizione, Federico Chiesa. Federico Chiesa, calciatore della nazionale italiana e della Juventus, è stato premiato soprattutto per la sua prestazione fenomenale agli europei, dove è stato inserito nella squadra, il Team of the Tournament, e è stato il miglior giocatore di movimento per l'Italia, uno dei migliori giocatori di movimento in assoluto. Suoi i gol decisivi agli ottavi di finale contro l'Austria, ricorderete un gol bellissimo con un doppio stop di petto e di coscia, poi il gol decisivo contro la Spagna in semifinale, che ha portato appunto l'Italia alla finale di Wembley. Quindi veramente una decima posizione meritata per lui, che entra in classifica. Passiamo subito alla posizione numero 9. Nona posizione, Gregorio Paltrinieri. Gregorio Paltrinieri è da anni un pilastro dello sport azzurro, nuotatore fenomenale, vincitore di mondiali, olimpiadi ed europei. Quest'anno è stato un anno veramente particolare per lui, perché agli europei sono arrivati 3 ori nel nuoto di fondo, nella 5 km, nella 10 km e nella staffetta mista. Poi sono arrivati 2 argenti nella sua vasca, nel suo mezzo fondo, negli 800 metri e nei 1500 metri, battuto dall'ucraino Mikhailo Romanchuk. Poi le Olimpiadi. Olimpiadi dove arriva con la mononucleosi. Mononucleosi presa a un mese prima della rassegna di Tokyo, veramente una grandissima sfortuna per lui. E nonostante questo, con una grinta incredibile, riesce a conquistare 2 podi, l'argento nei 1500 metri, il bronzo nella 10 km. Veramente chapeau per il carpigiano, un'impresa praticamente quella che ha fatto alle Olimpiadi considerando le sue condizioni fisiche. Poi il termine alla stagione agli europei di nuoto in vasca corta con un oro negli 800 metri e l'argento nei 1500 metri. Delusione per i mondiali in vasca corta dove non arriva alcuna medaglia. Dunque nona posizione per lui, posizione meritata in una stagione veramente complicata per il nuotatore carpigiano. Passiamo dunque alla ottava posizione. Ottava posizione per Francesco Bocciardo. Molti di voi magari non lo conosceranno, però veramente la stagione di Francesco Bocciardo è stata strepitosa. Alle Paralimpiadi, stiamo parlando appunto di nuoto paralimpico, alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 conquista 2 ori nei 200 stile libero categoria S5 con tanto di record paralimpico e nei 100 metri stile libero sempre categoria S5. Tra l'altro è stato anche, diciamo, penalizzato dalla sua categorizzazione, perché la S5 è una categoria che di solito non viene impiegata nelle staffette, per cui non ha preso parte ad alcuna staffette che per l'Italia hanno portato a casa tanti podi. Per cui veramente a livello individuale Bocciardo è stato strepitoso, probabilmente il migliore alle Paralimpiadi di Tokyo. Dunque, ottava posizione per lui, ma passiamo subito alla prossima posizione, alla settima posizione. Settima posizione con 16 punti, Alessandro Miressi. Alessandro Miressi, nuotatore torinese, una stagione veramente incredibile per lui. 14 podi tra mondiali, europei ed olimpiadi.
veramente la stagione dell'esplosione definitiva del classe 98 torinese. Ai mondiali, vasca corta di fine stagione, arrivano tre ori, tra cui quello dei 100 metri stile libero, finalmente il primo all'oro mondiale nella sua gara regina, e poi arrivano due ore in staffetta, un contributo in staffetta incredibile in tutte le competizioni per Miressi, che dà sempre il meglio di sé quando si gareggia in squadra. Infatti arriva anche l'oro nei 4x100 misti e nella 4x50 stile libero, oltre al bronzo nella 4x100 stile libero. Alle Olimpiadi arriva l'argento nella 4x100 stile libero, il bronzo nella 4x100 misti e chiude solamente, tra virgolette, in quarta posizione nella gara individuale, appunto nei 100 metri, nella gara regina delle Olimpiadi per quanto riguarda il nuoto. Agli europei in vasca lunga conquista l'argento nei 100 stile libero e 4 bronzi nelle varie staffette. Agli europei in vasca corta anche qui è argento nei 100 metri stile libero con altri 2 argenti nelle staffette 4x50 stile libero e 4x50 mista. Veramente una stagione da sogno per Alessandro Miressi, che si guadagna una posizione nella classifica dei migliori sportivi italiani del 2021. Ma passiamo subito alla prossima posizione. Sesta posizione con 17 punti per Jorginho. Jorginho, un altro calciatore, il secondo calciatore in questa classifica, anche lui atleta chiaramente della nazionale italiana che ha vinto gli europei di calcio nella finale di Wembley, ma anche calciatore del Chelsea, squadra che ha vinto la Champions League. Per cui quest'anno Jorginho ha conquistato le due principali competizioni per quanto riguarda appunto la stagione 2021 di calcio. In entrambe è stato decisivo, perché comunque è sempre stato titolare inamovibile in mediana e ha fatto veramente la differenza. Tra l'altro il rigore decisivo in semifinale agli europei, 15 rigori su 15 segnati con il Chelsea, purtroppo ha rovinato un po' la sua stagione nel finale per quanto riguarda la nazionale, con dei rigori sbagliati contro la Svizzera che sono costati la qualificazione diretta ai mondiali. Per cui Italia, che è stata diciamo condannata ai playoff, e parte diciamo della colpa, chiaramente non è tutta colpa sua, però parte della colpa è anche dei rigori sbagliati purtroppo da Jorginho. Comunque una stagione strepitosa per lui, sicuramente una top 10 tra gli sportivi italiani dell'anno, è meritatissima, anche perché ha conquistato a livello individuale il titolo di UEFA Best Player in Europe, praticamente il premio per il miglior calciatore nelle competizioni UEFA, e chi non doveva vincerlo se non colui che ha conquistato europei e Champions League, ed è chiuso terzo nella classifica del pallone d'oro. E un italiano sul podio nella classifica di pallone d'oro non si vedeva veramente da tantissimi anni, per cui chapeau a Jorginho. Ma passiamo subito al prossimo piazzamento. Quinta posizione, 19 punti, Sonny Colbrelli. Che dire di Sonny Colbrelli? Una stagione veramente incredibile per lui, una stagione totalmente insperata considerando quelli che erano stati i suoi risultati prima del 2021. Un Sonny Colbrelli che è definitivamente esploso in questa stagione con risultati clamorosi, su cui spiccano la vittoria agli europei in linea a Trento, ma soprattutto la vittoria alla Parigi-Roubaix. Una Parigi-Roubaix veramente epica, date le condizioni climatiche con pioggia, fango, cadute. Veramente una Parigi-Roubaix che non si vedeva da anni, è riuscito appunto nell'impresa di conquistare la classicissima francese, la storica corsa francese che non veniva vinta dall'Italia dagli anni 90 con Andrea Tafi, per cui veramente un'impresa storica per Sonny Colbrelli, che conquista anche una vittoria nella classifica generale del Benelux Tour, conquista il campionato italiano, una tappa al Dauphin, una tappa a Romandie e chiude sesto nella classifica UCI, appunto nella classifica mondiale di ciclismo. Per cui veramente una stagione incredibile per Sonny Colbrelli, che ha scritto una pagina di storia del ciclismo italiano. Per cui sesta posizione per lui. Con la quarta posizione, con 24 punti, per Matteo Berrettini. Anche lui ha scritto una pagina di storia dello sport italiano. Infatti Matteo Berrettini è il primo italiano nella storia ad arrivare nella finale di Wimbledon, uno dei principali tornei appunto del tennis mondiale, uno dei tornei appunto del grande slam. Nella finale di Wimbledon, che tra l'altro è stata lo stesso giorno della finale di Wembley, a pochi chilometri dal
dal palazzetto appunto del tennis. Matteo Berrettini, una stagione veramente incredibile, settimo nel ranking mondiale con la vittoria nell'ATP 500 del Queens, nella vittoria nell'ATP 250 di Belgrado, la finale nell'ATP 1000 di Madrid, ma appunto il grande risultato è la finale conquistata a Wimbledon, dove purtroppo è dovuto arrendersi a colui che è stato il dominatore della stagione 2021 con tre grandi slam, ovvero Novak Djokovic. Per cui veramente una stagione da sogno per Matteo Berrettini, peccato per come si è conclusa, perché un bruttissimo infortunio muscolare mentre gareggiava in casa a Torino alle ATP Finals, è stato poi sostituito da Jannik Sinner e non ha potuto nemmeno prendere parte alla Coppa Davis, per cui un finale molto amaro per Matteo Berrettini, che però comunque si guadagna la quarta posizione in questa classifica degli sportivi dell'anno per quanto riguarda appunto l'Italia. Prima di passare alle prime tre posizioni, per cui al podio, andiamo a vedere un po' delle menzioni d'onore, partendo dai campioni olimpici Vito Dell'Aquila, Ruggero Tita, Luigi Busà e Massimo Stano. Il primo nel Taekwondo, il secondo nella vela, nel Nacra Mix in coppia con Caterina Banti, Luigi Busà nel Karate, disciplina che è stata introdotta per la prima volta a Tokyo alle Olimpiadi, e Massimo Stano la sua vittoria nella 20 km di marcia per l'atletica. Atletica che è stata veramente incredibile alle Olimpiadi di Tokyo, ma lo vedremo appunto successivamente con le posizioni da podio nella classifica della top 10. Non vi spoiler nulla, ma avrete probabilmente già capito su cosa andremo a parare. Dunque, un'Olimpiade veramente strepitosa per l'Italia, e sicuramente loro sono stati grandissimi protagonisti. Non sono riusciti ad accedere alla fase finale, sono stati eliminati praticamente tutti agli ottavi, però chiaramente meritano una menzione d'onore. Merita una menzione d'onore anche colui che ha vinto più medaglie alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, ovvero Stefano Raimondi. Anche lui, per quanto riguarda il nuoto paralimpico, conquista l'oro nei 100 metri rana, l'argento nei 100 metri farfalla, nei 100 metri dorso e nei 200 metri misti, il bronzo nei 100 metri stile libero e due medaglie anche in staffetta. Per cui veramente un atleta totale, in grado di conquistare medaglie in tutti e cinque gli stili, perché appunto i quattro stili più i misti, per cui sicuramente merita una grandissima menzione d'onore, una Paralimpiade incredibile per lui. Per quanto riguarda le altre menzioni d'onore, Jonathan Milan conquista tantissime medaglie, l'oro alle Olimpiadi nell'inseguimento a squadre, l'oro ai mondiali nell'inseguimento a squadre e l'argento nell'inseguimento individuale e l'oro nell'inseguimento individuale agli europei. Una grandissima stagione per il giovane atleta friulano. Un'altra menzione d'onore per Filippo Tortu, che conquista l'oro nella staffetta 4% alle Olimpiadi, veramente incredibile. In Diamond League fa bronzo a Chorzow nei 200 metri e fa il secondo miglior tempo di tutti i tempi per quanto riguarda l'Italia alle spalle di Pietro Mennea. Arriva poi anche l'argento nei World Relays, sempre nella 4% metri piani. Altre menzioni d'onore per Alessandro Micheletto, pallavolista molto giovane, vincitore degli europei di pallavolo, come è stato insignito tra l'altro del titolo individuale di miglior schiacciatore, ha vinto anche la Supercoppa italiana per quanto riguarda la carriera di club e ha vinto anche i mondiali Under 21, dove è stato l'MVP del torneo, per cui veramente una grandissima stagione per il classe 2000 trentino. Altre menzioni d'onore per Jannik Sinner, che appunto, come già detto, ha partecipato alle ATP Finals dopo il ritiro di Matteo Berrettini e infatti ha chiuso decimo nel ranking mondiale con la vittoria negli ATP di Washington, l'ATP 500, e nei 250 di Melbourne, Sofia e ad Anversa. Per quanto riguarda invece il nuoto, Nicolò Martinenghi conquista 15 podi in questa stagione, tra cui spiccano gli ori mondiali in vasca corta nella 4% mista, ma soprattutto l'oro nei 100 rana agli europei in vasca corta. Una grandissima stagione, tantissime medaglie per lui, 15 sono veramente un'infinità. Non riesce a qualificarsi perché viene eliminato da Alessandro Miressi, per cui veramente uno scontro fratricida tra due giovani talenti della nazionale italiana di nuoto. Un'altra menzione d'onore, chiudiamo con Francesco Bagnaia, secondo nella classifica di MotoGP con 4 vittorie ad Aragon, San Marino, Algarve e a Valencia, e anche con Gianluigi Donnarumma, che è stato insignito del titolo di miglior portiere dell'anno appunto FIFA,
e appunto vinto gli europei, venendo insignito come miglior giocatore del torneo, per cui veramente una stagione grandissima per Donnarumma, sia con il Milan ma soprattutto con la nazionale italiana. Fu alla parata del rigore decisivo di Bukayo Saka che regala la gioia all'Italia e regala la vittoria degli europei, per cui sicuramente non poteva stare fuori dalle menzioni d'onore. E passiamo dunque alle posizioni da podio. Siamo arrivati dunque al momento clou del video, le posizioni che contano, le prime tre posizioni, il podio dello sportivo italiano del 2021. Ma non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito alla terza posizione con 36 punti. In terza posizione Gianmarco Tamberi. Gianmarco Tamberi, insieme a un altro atleta, ha scritto una pagina di storia dello sport italiano, i 15 minuti migliori di sempre per lo sport azzurro, con la vittoria incredibile nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Una vittoria veramente sognata da Tamberi, che prima di Rio 2016 subì un gravissimo infortunio, fu costretto a saltare le Olimpiadi brasiliane, ma sul gesso in ospedale scrisse «Road to Tokyo 2020». Tokyo 2020 diventato Tokyo 2021, dove arriva la grande gioia per lui. Delle immagini che hanno fatto il giro del mondo, della sua esultanza incredibile con tanto di gesso con Road 2021, un oro condiviso con Mutaz Essa Barshim. Un momento di grande sportività, anche qui immagini che hanno fatto il giro del mondo con il catariota e l'italiano, grandi amici tra l'altro, che si abbracciano ed esultano per l'oro condiviso. Entrambi sbagliano i loro tre tentativi sull'ultimo salto, e invece di fare una gara diciamo al ribasso, dove il primo che sbagliava diciamo perdeva la possibilità di vincere l'oro, non ci hanno pensato un attimo e hanno deciso di fare un oro condiviso tra appunto il catariota e l'italiano. Immagini bellissime con Gianmarco Tamberi che conquista un oro veramente sognato. Ma passiamo subito alla seconda posizione, con 43 punti guadagnati, seconda piazza per Filippo Ganna. Un monumento dello sport italiano, un monumento del ciclismo italiano, una stagione incredibile per lui sia su strada sia su pista. Iniziata con le due vittorie al Giro d'Italia nel cronometro inaugurale di Torino e quella di chiusura a Milano, arrivano poi le Olimpiadi, dove conquista un oro incredibile nell'inseguimento squadre con tanto di record del mondo, battuto due volte sia nelle qualificazioni sia in finale. Un Filippo Ganna veramente decisivo nello scontro finale con la Danimarca, che partiva con i favori del pronostico, perché a pochi giri dal termine, quattro giri dalla fine, il quartetto danese aveva 8 decimi di vantaggio. Ma poi si è messo davanti lui, la locomotiva umana, la locomotiva di Verbania, il corazziere di Verbania, Filippo Ganna, recupera un secondo e con un'impresa leggendaria conquista l'oro con tanto di record del mondo nel quartetto alle Olimpiadi. Ma non è finita qui, perché poi arrivano altri appuntamenti importanti con gli europei su strada, dove arriva l'oro nella staffetta mista e l'argento nella cronometro, battuto dal campione in carica Stefan Kung. Arrivano poi i mondiali su strada a Lovanio, nelle Fiandre, dove nella cronometro riesce a battere gli idoli di casa, Wout van Aert e Remco Evenepoel, conquistando il suo secondo titolo consecutivo nella cronometro mondiale, dopo Imola 2020. Veramente incredibile la sua prestazione, è riuscito a fare la differenza su un percorso completamente piatto, ma molto molto lungo, oltre 50 km, un testa a testa finale con Wout van Aert, ma ad avere la meglio è ancora lui, il corazziere di Verbania. Bronzo poi nella staffetta mista, ma poi si arriva agli grandi appuntamenti su pista, dove conquista l'oro ancora una volta nell'inseguimento a squadre ai mondiali, anche qui mancava da tantissimi anni, e solamente il bronzo. Qui c'è un po' di rammarico, perché dopo i 4 titoli conquistati ci si aspettava potesse arrivare il 5º titolo. Così non è stato, bronzo per Filippo Ganna nell'inseguimento individuale, dove arriva anche l'argento di Jonathan Milan. Comunque una stagione incredibile per Filippo Ganna, chiaramente fosse arrivato l'oro anche nell'inseguimento individuale sarebbe stata la stagione perfetta per uno sportivo. Comunque seconda posizione per lui nella classifica dell'italiano nel 2021. Ma manca ancora la prima posizione, probabilmente avrete già capito di chi stiamo parlando. Prima posizione per Lamont Marcel
Jacobs, il nativo di El Paso, ma che vive da sempre a Desenzano del Garda, ha scritto una pagina indelebile della storia dello sport italiano e non solo, dello sport in generale, perché ha conquistato 2 ori olimpici nei 100 metri nella gara regina dell'atletica, che è sport re delle Olimpiadi, nei 100 metri e nel 4x100. Mai nessun italiano è riuscito ad arrivare in finale nei 100 metri e non solo riesce a conquistare il pass con tanto di record europeo, ma migliora il suo tempo delle semifinali, nuovo record europeo e oro olimpico. Una prestazione incredibile per lui e poi si ripete anche nella staffetta, perché nella 4x100 l'Italia dimostra di essere la scuola della velocità mondiale in questo momento, una cosa incredibile. Una staffetta dove Marcel Jacobs e Filippo Tortu hanno dato un apporto incredibile battendo nel finale la Gran Bretagna, ancora una volta sconfitti come negli europei di Wembley, e Lamont Marcel Jacobs porta a casa 2 ori olimpici. Così per ciliegina arriva all'inizio stagione l'oro nei 60 metri agli europei indoor e anche l'argento nei World Relays sempre nella 4x100. Una stagione da sogno per Lamont Marcel Jacobs, che adesso proverà appunto a ripetersi con i mondiali del prossimo anno, e ci auguriamo chiaramente che possa ripetere l'impresa realizzata a Tokyo, impresa che però rimarrà per sempre nella storia, indelibile nella storia dello sport italiano. Comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto, questa è stata la classifica, ditemi un po' cosa ne pensate, se i piazzamenti appunto vi sembrano accurati. Una stagione da sogno per l'Italia, grandissime emozioni, le abbiamo rivissute quest'oggi assieme e speriamo che anche il prossimo anno possa regalarci quantomeno la metà di quello che ci ha regalato quest'anno, una stagione molto probabilmente irripetibile.